Iniziato nel 2010, si conclude oggi un progetto importante per una offerta formativa, possiamo dire più tecnologica. È stato un progetto importantissimo perché appunto dà la possibilità alla scuola, con delle risorse in più, di poter aprire la scuola per un'offerta formativa migliore e inclusiva, includere un po' tutti i ragazzi, anche quelli con i bisogni educativi e speciali. Al DIPOP ci siamo occupati di 4 linee di intervento. Una di queste è intitolata Amiche TIC, è stata orientata alla compensazione tecnologica degli alunni con bisogni educativi speciali. Poi abbiamo avuto 2 linee di intervento che hanno riguardato l'Istituto Agrario Rozzi, dove abbiamo puntato invece alla valorizzazione delle eccellenze, quindi a fornire ai ragazzi delle competenze di alto livello che potessero essere utili nel mondo del lavoro per loro. In più, qui nella nostra scuola abbiamo avuto una linea di intervento che ha visto lavorare in sinergia l'Istituto di Poppa e il comprensivo Giovanni XXIII di Torricella, in un laboratorio di enogastronomia che ha visto i ragazzi della nostra scuola fare da tutor, un tutoring orientante ai ragazzi della scuola media Giovanni XXIII. Un progetto che ha coinvolto anche i bambini dell'infanzia, nonostante, mi diceva, non sia previsto questo. No, in effetti non è previsto, però grazie alla disponibilità delle colleghe che insegnano alla scuola nelle varie scuole dell'infanzia, i bambini poi hanno partecipato al progetto, al percorso Maestra Natura, realizzato per le classi prime e le classi seconde. Hanno realizzato un piccolo orto, hanno seminato delle piantine ed è stato veramente carino.